Buonasera a tutti, io da parte di tutto il gruppo che quotidianamente collabora con il professor Succar in qualità di coordinatore porto il benvenuto all'Associazione Anna. Dietisti e infermieri quotidianamente hanno un ruolo importante nella gestione, soprattutto nell'educazione nei confronti del paziente che fa nutrizione artificiale. Nutrizione artificiale che inizia nel nostro degli hospital, ma poi è prossimo alla continuazione della nutrizione artificiale a domicilio. E quindi il ruolo che ha il nostro gruppo multidisciplinare, appunto costituito da medici, infermieri, dietisti, è proprio quello di innanzitutto, visto che sono una dietista, coprire i fabbisogni nutrizionali del paziente, sia da un punto di vista calorico e soprattutto proteico di tutti i nutrienti. Però l'importante dell'educazione che viene fatta al paziente che va a domicilio è proprio quello dello scopo di renderlo autonomo, sicuro, rispettando però le sue esigenze quotidiane. E non solo il paziente, ma anche il caregiver. Adesso lascio la parola alla mia collega che ci parla appunto della gestione del catetere. Buongiorno, grazie e rinnovo il benvenuto all'Associazione Anna. In quanto infermiera professionale in The Hospital di Nutrizione Clinica ci mi occupo di gestione dei CVC, dei cateteri venosi centrali e anche dell'educazione, della buona gestione e delle norme basilari ai pazienti che dovranno gestire in qualche maniera la nutrizione a casa. Parleremo delle precauzioni igienico-sanitarie e delle ovvero di accorgimenti, tecniche necessarie per ovviare la più ottenibile delle complicanze, ovvero le infezioni. E poi parleremo di un altro problema che è il fatto di evitare l'ostruzione dei cateteri venosi centrali, quindi la promozione del mantenimento delle permeabilità. Tra le complicanze tardive del catetere venoso abbiamo la dislocazione, la fissurazione del catetere e appunto l'infezione che può essere locale, nel sito di infezione, oppure sistemica, catetere correlata. Tra le precauzioni dobbiamo adottare, intanto dobbiamo garantirci la presenza di un ambiente idoneo, adeguato per l'esecuzione delle nostre procedure. L'igiene delle mani è molto importante, infatti sappiamo che le mani rappresentano un veicolo più frequentemente implicato nella trasmissione di patogeni, per cui di conseguenza la buona modalità, la buona igiene, procedura del lavaggio delle mani è il metodo, la misura più efficace per la prevenzione delle infezioni. Ci sono vari tipi di lavaggio delle mani, nel caso della gestione e manipolazione del catetere venoso centrale, parleremo del lavaggio antisettico delle mani, in quanto ogni manovra che noi agiremo sul catetere venoso, che può essere la palpazione della medicazione per verificare eventuali segni di flogosi, oppure la medicazione o altre manovre, comunque necessitano di igiene con antisettico e utilizzo di guanti sterili, in quanto è una manovra sterile. Precauzioni barriera consistono nei dispositivi di protezione individuale e variano in base alla tipologia di paziente che ci troviamo di fronte e al tipo di procedura che andiamo ad effettuare. Nella preparazione della medicazione vediamo i momenti che sono l'allestimento del campo sterile, ovvero l'organizzazione di uno spazio di lavoro dedicato alla preparazione di un campo sterile, sarà più possibile in prossimità del paziente e una buona organizzazione di un campo sterile permetterà una buona riuscita, quindi una serie di manovre facili, sicure e soprattutto il mantenimento della tecnica in asepsi.
È importante avere un piano di appoggio pulito, asciutto, aprire l'involucro dell'emostelide senza contaminarne il contenuto, quindi nel momento in cui apro, tocco l'involucro, nel momento in cui estraggo il telino, nel momento in cui lo apro per posizionarlo nel piano sterile, sono tutti momenti importanti in cui dovrò fare tutto nel massimo, nella massima sterilità possibile, avendo cura di non venire a contatto con il mio corpo, con la divisa, con altre superfici non sterili, e utilizzando la tecnica no touch, quindi afferrando il telino piegato nei bordi esterni e aprendo poi sempre in sterilità tutti gli altri presidi che mi serviranno per la medicazione, togliendoli diciamo dall'involucro esterno, facendoli cadere nel piano di appoggio ad un'altezza sui 15 cm in cui cada diciamo nel centro, non nei bordi del piano sterile, stando sempre attenti a non toccare, a non contaminare in nessuna maniera il campo sterile. Limiterò i movimenti il più possibile, farò soprattutto giusti e lenti, limiterò il tempo di esposizione, eviterò possibilmente di tossire e starnutire, anche se avrò tutti la mascherina con i dispositivi di protezione. A questo punto avviene la rimozione della medicazione, toglierò la vecchia medicazione, stando attenta a non determinare, a non procurare abrasioni, e poi la smonterò nel contenitore idoneo. A questo punto avverrà la scelta della medicazione idonea sulla base dell'istruzione del punto di inserzione e anche il controllo dell'eventuale dislocazione del CVC. La scelta della medicazione idonea si basa sulla presenza o meno di esudato, di sanguinamento, di sudorazione, e lo farò con carta sterile che fisserò con un cerotto poroso fino a che non ci sarà la risoluzione del problema. E posso anche avvalermi dell'utilizzo di un presidio emostatico. In caso in cui non ci siano invece segni di alterazione della cute, posso avvalermi dell'utilizzo di medicazioni premedicate, sterili, trasparenti, semipermeabili, che mi permettono soprattutto in quanto trasparenti la ispezione quotidiana, il monitoraggio della cute attorno al sito di inserzione del CVC. Una corretta medicazione è importante proprio per la sepsi del punto di inserzione. Ne approfitto appunto per controllare anche eventuali dislocazioni, quindi attorcigliamenti, fuoriuscita del catetere, allentamento dei punti, eccetera. Per l'osservazione del sito di inserzione, l'utilizzo di una scala che va a score, che va da 0 al 3, che mi indica, mi aiuta a valutare con precisione eventuali segni di infezione del sito di inserzione. Intanto mi posso valere diciamo, rilevazione dei sintomi che il paziente può riferirmi, quindi dolore, però mi avvalgo anche della rilevazione di, ad esempio, di una temperatura alterata, di un fiore del sito di inserzione, ipremia, l'aspetto della cute, e quindi con questa scala che mi indica la presenza più o meno di fibrina e di ipremia nel sito, riesco a valutare con più certezza, poi registrerò il tutto, riferirò al medico se c'è qualche segno di infezione. Oltre all'infezione locale, altra complicanza da scongiurare è l'infezione sistemica, e quindi la rileverò in caso di febbre, eccetera. Il lavaggio corretto delle mani con antisettico deve avvenire bagnando sotto oggetto diretto dell'acqua, mani e polsi, con l'utilizzo di detergente antisettico liquido, quindi non utilizzo di saponette. Per una detersione efficace devo applicare un quantitativo sufficiente a coprire tutto il palmo della mano, tutta la superficie delle mani. Dovrò frizionare le dita, gli spazi interdigitali, la punta delle dita, i pollici, il dorso della mano, i polsi. Questo per una tempistica di 40 o meglio 60 minuti. Questa è la tempistica secondo le linee guida dell'OMS. E dopo
dopodiché sciacquerò il detergente antistatico con abbondante acqua, sia nei mani che nei polsi, per togliere i residui di sapore antistatico e eliminare eventuali microrganismi e grazie all'azione meccanica dell'acqua. Dopodiché mi avvarrò di salviette monouso, tamponando accuratamente perché l'umidità eventualmente rimasta potrebbe favorire la proliferazione dei microbi, sia per la chiusura della leva del rubinetto che per la, l'eliminazione delle salviette, eviterò la contaminazione delle mani, non toccando direttamente ma con una salvietta sia la leva del rubinetto che... Ho detto minuti ma intendo secondi. E possibilmente è bene utilizzare, tenere le unghie naturali, corte, prive di smalti, unghie artificiali, anelli, monili, per la rimozione completa dei microrganismi patogeni e per l'eventuale, per scongiurare l'eventuale danno dei guanti sterili. Anche l'indosso, anche come indossare correttamente i guanti sterili è importante, alla stessa maniera della procedura utilizzata per l'apertura del telino sterile, anche qui intanto ci si sincera che la confezione sia integra e asciutta, che aderisca bene alla propria mano, che sia della corretta misura, con l'aiuto di un collaboratore si fa aprire l'involucro più esterno e si tocca la parte interna sia dell'involucro che proprio esiste una procedura specifica che adesso è difficile riportare, comunque come linea generale la parte esterna del guanto sterile non va toccata se non con un altro guanto sterile, e invece la parte interna, diciamo del buco a livello dei polsi, mi serve per indossare. Per l'antisepsia cutanea, allora innanzitutto se attorno al punto di inserzione del catetere ci sono dei coaguli, posso delicatamente detergere e pulire con acqua ossigenata i gas sterili. Per l'antisepsia vera e propria utilizziamo clorexidina 2% e nel caso il paziente sia allergico io dopo vi dono alcol al 70% con gas sterili ovviamente, rispettando i tempi di attesa corretti. I movimenti devono essere precisi dal centro alla periferia per prevenire infezioni. La frequenza delle medicazioni sono 24 ore dopo l'impianto e 2 giorni se si tratta di una medicazione con garza, oppure 7 giorni se si tratta di una medicazione trasparente semipermeabile in assenza di infiammazioni. Ovviamente resta ferma la indicazione al cambio, alla sostituzione, all'occorrenza, quindi ogni qualvolta si presenta in un'unità sporca, staccata, eccetera. Non più una volta una settimana, soprattutto nella fase iniziale per evitare, per permettere una buona cicatrizzazione. Invece, come in ultimo punto, per mantenere la perietà è necessario lavaggio di catetere. Quando? Innanzitutto ogni volta che è terminata la somministrazione di terapie, produzione di lipidi, nutrizione parenterale, farmaci, lipidi e moderivati. E in sterilità sempre, quindi con lavaggio antisettico delle mani, l'utilizzo dei guanti sterili, la disinfezione del connettore con clorexidina ED, per i dispositivi medici, sempre rispettando i tempi di azione, e utilizzando soluzione fisiologica 20 ml in 2 siringhe da 10 e utilizzando la tecnica pulsante per garantire la buona pulizia delle parti interne del catetere. Come obiettivo noi ci proponiamo 0 infezioni, che può essere non sempre attuabile ma è sempre auspicabile. Grazie. Bene, bene.